Buonasera, un caro saluto da Reggio Calabria, l'antica Reggio. Qui siamo in questa città, è stata la seconda città più importante dopo Napoli. Qui passavano tutte le navi greche e romane, questa era Magna Grecia. A poca distanza di qua ci sono i bronzi di Riace famosi in tutto il mondo, nel Museo Nazionale di Reggio Calabria. In questa direzione il Mare Ionio, in questa direzione il Mar Tirreno e qui la Sicilia. E questo posto, se fosse valorizzato per l'importanza che ha e che ha avuto, sarebbe un autentico faro attrattivo. E noi adesso possiamo assaggire un attimo, vediamo un nuovo parco urbano, un nuovo arredo, una nuova illuminazione, una città che si sta riammodernando, una città che si è rimessa in moto, e che deve rimettersi in moto. Famosa anche la Pinacoteca, con quadri che vanno da Antonello da Messina al Novecento. Abbiamo quello che resta del castello, che non è niente rispetto a quello che era il castello di Reggio Calabria. Avevamo i due torrioni, ma il castello era molto più lungo, arrivava addirittura dove c'è il Duomo adesso, alle porte del Duomo. Quindi ci immaginiamo che volumetria aveva questo castello. È stato abbattuto come fosse un peso, come fosse, non so come dire, un problema. Ecco, questa è Reggio Calabria, bisogna venire a Reggio Calabria, adesso c'è il volo diretto, Venezia, Reggio Calabria. Grazie Fabio.